Sono qui con Lorenzo di Acquari Zen perché il pesce, non solo venerdì pesce, te lo voglio dire, ma tutti i giorni della settimana magari non lo si mangia, ma lo si ama, lo si accudisce. Sì, senz'altro, gli si dà da mangiare. Capito? Non lo si mangia, ma gli si dà da mangiare tutti i giorni. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Cosa mangiano i pesci? Cosa c'è dentro quella roba, quel mangime lì? Cosa c'è? Cosa c'è? Ci sono tanti componenti, farina di pesce, alga, spirulina, ci sono fiocchi di mais e quant'altro. Ma è vero che il cibo poi condiziona la colorazione interna dell'animale? Se andiamo sullo specifico, sì, ci sono alcuni prodotti che... Questa me la sono è venuta da sola, pensate quanto sono avanti. Sì, ci sono alcuni colori naturali, quali l'axtaxantina, che sono... In alcuni prodotti, come alcuni fiocchi, alcuni granuli, e questi fanno sì che soprattutto le colorazioni rosse diventano molto più accese e quindi il tuo pesciolino è più bello da vedere. È più luminoso. No, io ho visto pesci di tutti i tipi, addirittura pesci semitrasparenti, cose particolari. Certo, sì, ci sono alcuni pesci per nascondersi hanno assunto questa proprietà che riescono a far passare la luce attraverso il loro corpo e quindi a te sembra che non ci siano. Ci sono tutte? Senti, ma... così. Vabbè, sì, come noi, insomma. Sì, purtroppo. C'è chi evolve in un modo, chi... Senti, c'è l'amante degli acquari più pazzo che hai conosciuto o quello che ne ha di più? Conosci qualcuno che ne ha tanti a casa proprio? C'è anche un cliente di mio padre che aveva un acquario da 6.000 litri in appartamento, ha dovuto puntellare anche il soffitto. Ma ci mette piragna, cosa aveva? No, aveva un acquario di barriera corallina, aveva 6.000 litri di coralli. E quindi cosa ha dovuto fare nell'appartamento? Dal signore di sotto ha detto: guarda, io ti puntello il soffitto perché voglio farmi l'acquario di 6.000 litri. Cioè lui aveva anche un signore al piano di sotto, quindi il rischio di allagare. No, ha fatto anche l'assicurazione. Quindi. Ha fatto l'assicurazione ad hoc. Un altro invece aveva un polpo in acquario che se l'è trovato a letto poi perché non aveva chiuso bene l'acquario, allora si è trovato a letto. Non è proprio bello trovarsi un polpo a letto. Vabbè, insomma, però se sei un amante magari del pesce. Guarda quanti tentacoli questo amante. Non so, sembra una cos'è. Una roba viscida e vabbè, quelle ventosine strane. Magari è piacevole, no? Ma chi lo sa? Cioè, adesso parlavamo prima che esiste quel pesciolino che ti fa il massaggio, probabilmente va a sapere, magari è un ottimo franoterapeuta. Ma non so se ti piacerebbe quel tentacolo da quelle parti. No! No! Senti, allora, diciamo dove siete con tutti i vostri meravigliosi acquari. Qui siamo da Acquari Zen con Lorenzo in via Genova. Via Genova 23/A, qui a Trieste. Venite, vi fate una cultura, imparate un sacco di cose. Lui sa tutto poi.